Buonasera ai nostri telespettatori, ben ritrovati all'appuntamento con i fatti e le opinioni. Riapriamo da stasera i nostri riflettori, i nostri microfoni, le nostre telecamere sulla politica regionale che subito propone argomenti di grande interesse e anche di grande confronto in aula ma anche nelle commissioni che sono state protagoniste all'Aquila, a Palazzo dell'Emiciclo tematiche di confronto tra maggioranza e minoranza su tematiche di grande attualità. Cercheremo di inquadrarne alcune, in particolare quella relativa alla situazione di bilancio delle quattro ASL abruzzesi con i capigruppo, rappresentanti dei gruppi regionali principali presenti in Consiglio regionale. Io saluto e ringrazio per aver accolto il mio invito. Saluto e ringrazio innanzitutto Leonardo D'Addazio di Fratelli d'Italia. Buonasera D'Addazio. Buonasera, buonasera ai colleghi e buonasera ai telespettatori. Silvio Paolucci, Partito Democratico, buonasera. Buonasera a tutti. Emiliano Di Matteo, Forza Italia, buonasera anche a lei. Buonasera a tutti, grazie per l'invito. Francesco Taglieri, Movimento 5 Stelle, buonasera. Grazie per l'invito e buonasera alle persone che ci seguono da casa. E il rappresentante della Lega per quanto riguarda il Consiglio regionale, ma insieme a chi lo ha preceduto, anche Presidente di Commissione, Vincenzo Dincecco. Buonasera a tutti e grazie per l'invito. E Giovanni Cavallari per la lista Patto per l'Abruzzo per D'Amico. Buonasera. Buonasera. I conti che hanno subito degli scostamenti rispetto alle previsioni, tant'è vero che la Regione ha in qualche modo incaricato i manager di mettere a punto dei piani di rientro, piani che sono stati nella loro anche insomma specificità auditi dai commissari della Regione, dai consiglieri regionali, e poi anche le categorie hanno avuto modo di esprimersi anche nel dibattito pubblico rispetto alla situazione della sanità abruzzese. Cerchiamo di capirne di più interrogando naturalmente maggioranza e minoranza. L'Abruzzo rischia il commissariamento? Questa è la domanda. Il primo a rispondere è Leonardo D'Addazio per Fratelli d'Italia. Il rischio commissariamento non c'è, parliamo diciamolo in maniera chiara, anche se ovviamente quello che è stato presentato è una situazione difficile che comunque comporta circa 130 milioni di disavanzo per complessivamente nelle quattro ASL. Ci hanno presentato dei piani di rientro, di razionalizzazione che comunque sono dei piani che noi abbiamo approvato nelle varie commissioni facendo delle osservazioni, perché è vero che sicuramente l'opposizione fa il suo lavoro, nel senso che è giusto che pungoli la maggioranza per cercare di far migliorare la situazione, perché è il loro dovere sollecitare noi della maggioranza a fare il miglior lavoro possibile. Però è pur vero che credo che ogni abruzzese, compreso chi fa parte della minoranza attuale, voglia che questo non accada, cioè non accada il commissariamento, e quindi spera che i piani di rientro e di razionalizzazione presentati dai vari direttori delle ASL siano realistici. Noi non abbiamo dubbi su questo, però abbiamo fatto delle osservazioni che tengono conto di alcune cose, sperando che ovviamente la Giunta recepisca quello che abbiamo osservato in Commissione, cioè quello di mantenere il 70% del disavanzo per l'anno 2025 e non sforare più del 20%. Che cosa significa? Significa che, per esempio, ho i dati qui che per quanto riguarda il disavanzo dichiarato per esempio della ASL di Pescara, lo sforamento non deve arrivare a più di 23,8 milioni, così il tetto da non superare per l'anno 2025 non deve essere superiore a 13,86 milioni. Questo significa che comunque c'è un lavoro che si sta facendo. È altrettanto vero che ognuno di noi è sottoposto ad un giudizio in tutti i nostri lavori, in tutti i nostri incarichi, ed è giusto anche che anche i direttori generali siano sottoposti alla valutazione delle commissioni. Ma politicamente che significa D'Addazio il fatto che adesso tocca alla Giunta, la palla è tornata in qualche modo alla Giunta? Ma è ovvio che c'è un assessore alla sanità, noi abbiamo il consiglio, i consiglieri regionali e gli assessori, i consiglieri regionali valutando
quello che è stato fatto, è stato proposto ai vari direttori, ha fatto una valutazione approvandola. Credo che, secondo dal mio punto di vista, anche l'opposizione ha gradito queste osservazioni, anche se ha votato in maniera contraria, e ha detto alla ASL di, cioè alla Giunta, di tener conto di queste osservazioni. Poi ovviamente l'assessore e la Giunta in generale dovrà fare le opportune valutazioni. Valutazioni. Paolucci, lei si fida delle cifre e soprattutto dei percorsi di rientro che sono stati presentati davanti a voi in commissione dai quattro direttori delle ASL? Ma intanto allora non mi fido dei percorsi di rientro, perché ci siamo attardati di molti mesi nell'approvare il piano di razionalizzazione e temo che una serie di iniziative messe in campo dalle ASL non saranno poi effettivamente attuate. Però il punto è questo: dopo 6 anni di governo regionale Marsilio, le verità vengono a galla. Ci hanno negato per anni ci fosse un disavanzo. Qual è il primo disegno di legge, la prima legge approvata dalla nuova legislatura e da questo Consiglio regionale e dal Marsilio bis, dal nuovo governo regionale? Una legge di ripiano di un disavanzo di 128 milioni di euro, 2023. Si arriva poi nel mese di giugno a dire, nell'articolo 2 di questa legge che riguardava il 2023, attenzione, anche nel 2024 ci sono situazioni molto gravi dal punto di vista evidentemente economico. Fate i piani di razionalizzazione, ce lo presentano a distanza di mesi, prima respinti, rispediti e quindi respinti al mittente, arrivano i nuovi numeri, meno 200 milioni secchi dalle ASL, 199, 900 e rotti. Si mettono in campo una serie di azioni draconiane. Io vi darò lettura di due messaggi, così capiamo quello che sta avvenendo in questa regione in questa fase. E il risultato qual è? 200 milioni di disavanzo da parte delle ASL, 21.000 prestazioni ospedaliere in meno tra il 2018 e il 2023, una mobilità passiva che è aumentata di oltre il 50%, arrivando a un saldo attivo meno passivo di 110 milioni di euro, il record, non si è mai raggiunto nella storia dell'Abruzzo. Quindi i pazienti vanno fuori, non trovano le cure adeguate, debbono comprarsi addirittura i medicinali, non hanno risposte, tagli al numero di prestazioni e anche debiti. Io dico soltanto e chiudo, siamo commissariati, la sua domanda? Di fatto sì, e non perché lo diciamo noi, perché il governo regionale e poi la Lega, quindi il Consiglio regionale e la maggioranza hanno presentato 2 disegni di legge di autocommissariamento, l'hanno detto loro stessi. E anche le parole che ha appena ricordato D'Addazio, quelle di dire alla Giunta abbiamo dato, perché è vero la sua lettura, uno stop, la dicono lunga sull'effettiva valutazione che anche questa maggioranza ha rispetto al lavoro portato avanti in sanità. 2 messaggi ho chiuso. Ciao Silvio, iniziano i disservizi sulla consegna dei presidi per diabetici. Per noi diabetici di tipo 1, questo mese hanno consegnato un solo sensore freestyle della durata di 14 giorni. I giorni restanti siamo tornati indietro di 10 anni a pungersi le dita. Secondo esempio di stamattina, non lo dico perché è drammatico, in uno stadio di malattia molto avanzato, crollo vertebrale, occorre, immagino le ossa, immagino quanto è avanzato il male, occorre un busto. Andati alla ASL, non dico quale, sono finiti i soldi. Noi abbiamo un budget, non lo abbiamo più, te lo devi fare. Allora, se questo non è commissariamento, disservizio e taglio draconiano, cos'altro è? Se non è un fallimento questo, qual è il fallimento? Allora, la domanda la giro anche a Emiliano Di Matteo, chiedendogli anche se siamo di fronte ad una sorta di cerino in mano che va dai direttori alla Giunta, al Consiglio, che poi lo evita, lo rimanda al mittente. Cioè, qual è la situazione anche dal punto di vista di chi dovrà assumersi la responsabilità delle scelte da fare o avallare quelle che sono state proposte dalle singole aziende sanitarie? No, direi che più che di cerino in mano è giusto parlare di responsabilità che competono a ciascuna componente. Il Consiglio regionale è l'organo sovrano nella regione, non ce lo dimentichiamo mai, perché tutte le scelte più importanti passano poi per il Consiglio. Il collega Paolucci ricordava che la manovra finanziaria che abbiamo dovuto varare e approvare all'inizio di questa legislatura ha visto poi nel Consiglio l'organo ultimo che l'ha determinata e che se ne è dovuto far carico. Ora è chiaro
che da questa premessa io non ci trovo nulla, non solo di male, ma nemmeno di sbagliato, anzi che il Consiglio non si limiti a un'opera di ratifica di quello che altri fanno, ma dia degli indirizzi. E questo abbiamo fatto già all'inizio della legislatura, quando di concerto con il Presidente della Quinta Commissione Gatti, noi capigruppo di maggioranza abbiamo chiesto di inserire quella norma che prevedeva che i piani di rientro delle ASL venissero preventivamente esaminati e approvati con parere vincolante da parte della Quinta Commissione. E così, proprio per essere coerenti con questo dettato, come ricordava il collega D'Addazio, abbiamo sì approvato questi piani di rientro, ma con una serie di osservazioni. Questo non perché abbiamo poca fiducia nei confronti né della Giunta né dei direttori, ma perché, visto che poi è il Consiglio che deve farsi carico delle responsabilità, è giusto che il Consiglio detti la linea e stabilisca il perimetro entro il quale la sanità abruzzese debba muoversi. Un perimetro che negli ultimi anni è cambiato molto. È cambiato molto innanzitutto in termini economici, perché alcuni dati sembrano contraddittori ma vanno valutati. Il piano sanitario regionale della nostra regione negli ultimi anni è cresciuto di 300 milioni di euro, cioè il Covid ha profondamente modificato la sanità non in Abruzzo, ma nel nostro paese e non solo, perché una serie di bisogni sanitari che durante l'emergenza sono stati in qualche modo assolti, sono diventati poi standard. In Abruzzo sono stati assunti negli ultimi anni 3.000 addetti dalle varie ASL. È chiaro che questo comporta un aumento di costi. Ma perché queste persone sono state assunte? Perché c'era un fabbisogno storico che in qualche modo è stato sanato. Ora il problema è che, nonostante queste ulteriori risorse in gran parte elargite dal governo centrale, il nostro fabbisogno sanitario è ulteriormente cresciuto, questo ha detto l'esercizio 2023, e questo dato è stato confermato nel 2024. È chiaro che questo però impone una riflessione nelle commissioni, con la Giunta e con i direttori generali, cioè questo ulteriore fabbisogno è frutto di necessità, tra l'altro non ancora del tutto evase, come ricordava il collega Paolucci, o può essere in qualche modo razionalizzato attraverso una gestione delle spese più oculate? Questo è il tema che abbiamo cercato di svolgere in commissione, queste sono le raccomandazioni che abbiamo dato ai quattro manager delle ASL. E poi, Taglieri, c'è anche il tema di come le singole ASL si siano comportate di fronte allo scenario di cui parlava Di Matteo, perché ci sono delle ASL che hanno avuto risultati sempre col segno meno, però migliori o peggiori di altre. Questo inciderà, a suo avviso, ecco, anche volendo prevedere i prossimi scenari, sul futuro, sul destino dei singoli manager, anche di scelte che, respirando appunto la vita della regione, non sempre paiono condivise anche dalla parte politica rispetto a quella manageriale. Allora, è doverosa una premessa. Mi riferisco a Chieti e L'Aquila, che sono quelle che al momento presentano le maggiori criticità. Allora, la premessa doverosa è: bisogna vedere che cosa è stato fatto da questa maggioranza negli ultimi 6 anni. Cioè, noi parliamo di un assessore che per 6 anni ha parlato di un modello Abruzzo, che doveva essere addirittura esempio in altre regioni. Un modello Abruzzo che noi abbiamo denunciato fin dalla prima ora, che non aveva le coperture adeguate, quindi la sostenibilità a quella che poi era una rete ospedaliera che oggi non trova spazio all'interno dei territori. Una programmazione inesistente per circa 5 anni, ultimo atto di coda prima delle elezioni, forse anche, come dire, un po' approssimativo, visti i risultati che abbiamo oggi. Il disavanzo è un disavanzo strutturale, un disavanzo che si attesta a 123 milioni, 128 milioni per il 2023, che si attesta a circa 200 milioni per il 2024, una coperta che diventa sempre più corta e che magari, sì, oggi potremmo anche qui a cercare insieme una soluzione a quello, naturalmente, che può essere il futuro della sanità abruzzese, ma non c'è soluzione, non c'è soluzione perché non c'è programmazione.
Oggi abbiamo meno servizi, liste d'attesa infinite. Non è vero che abbiamo assunto più di 3.000 persone per il Covid, ma abbiamo trasformato, e questo è pubblico, i contratti che arrivavano da agenzie a tempo determinato o dalle cooperative, quindi soldi del terzo settore, che per un'indicazione ministeriale qualcuno ci ha rimproverato, ha detto: signori, quei soldi non li dovete più utilizzare, perché i soldi del terzo settore sono soldi praticamente che vanno e servono per altro tipo di servizi, ma bensì avete dei soldi sul fondo per assumere il personale. Quindi quei contratti sono stati semplicemente convertiti da tempo determinato a poi chi ha avuto la fortuna ha goduto anche dei 18 mesi per naturalmente avere la possibilità di trasformare il contratto, cioè quindi una riduzione della legge Madia che gli ha permesso una stabilizzazione che prevedeva 36 mesi, sono diventati 18. Quindi la narrazione deve essere corretta. I manager non sono altro che espressione del legislatore, ovvero di quelle che sono le scelte della politica che governa la Regione Abruzzo, e quindi della Verì, di Marsiglio e di tutto il centrodestra. È normale che il tendenziale di disavanzo è maggiore, poi in realtà hanno una condizione orografica differente, che possono essere la provincia di Chieti o la provincia dell'Aquila, ma è anche vero che se non sei capace di governare e di programmare condizioni particolari con aree differenti, vuol dire che non hai capito qual è il tuo ruolo. Questo è il vero tema. Cosa hanno oggi gli abruzzesi di fronte a 3 miliardi di spesa? Noi stiamo parlando di questo, e signori, 3 miliardi di spesa per 1.200.000 cittadini è una cifra esorbitante. E la cosa che mi preoccupa è che non siamo tornati 10 anni indietro, ma siamo tornati 20 anni indietro. Siamo allo zero assoluto ed è veramente tragica la situazione, perché il collega Polucci poco fa ha letto alcuni messaggi, ma è la quotidianità delle istanze che tutti i giorni raccogliamo, e io sono veramente preoccupato. L'altro numero da vedere qual è? Che succede nel privato? Mentre la sanità pubblica precipita, chissà perché la sanità privata trova sempre più spazio all'interno della nostra regione, all'interno dei nostri territori. Chissà perché i cittadini che hanno la possibilità si vanno a curare fuori regione, quelli che non hanno la possibilità hanno rinunciato alle cure. Questo è il modello Abruzzo? Bene, io vorrei parlare di questo, ne vorrei delle risposte da questa maggioranza, perché in 6 anni all'interno delle commissioni non le ho mai avute. Ecco, D'Incecco, che appunto la commissione presiede, la Lega aveva preannunciato un suo disegno di legge sulla riforma della sanità abruzzese. Alla luce delle audizioni di questi giorni, questo progetto di legge continuerà sulla spesa sanitaria, non su tutta la riforma della sanità. Questo progetto di legge avrà ancora più gambe per camminare, oppure avete trovato delle risposte convincenti che inducono, insomma, ad allinearsi con le posizioni della maggioranza, degli altri alleati? Intanto una osservazione su quanto ascoltato dal collega Taglieri in precedenza, e la ribatto su invece quello che fu stato il dibattito all'interno delle commissioni congiunte. C'è due visioni diverse da parte del centro-sinistra della sanità pubblica, perché il collega Pietrucci del PD in commissione proprio una settimana fa ha inveito contro il governo nazionale, dicendo che 2 miliardi e 7 per l'Abruzzo sono oggettivamente una cifra misera, e quindi bisogna aumentare il trasferimento nei confronti delle regioni per coprire il disavanzo, ma in generale per fornire servizi migliori. Poc'anzi ascolto il collega del Movimento 5 Stelle che invece dice che quasi 3 miliardi per la sanità abruzzese sono una cifra elevatissima. Quindi, una cifra importante per zero servizi. Ritengo che evidentemente c'è una lettura diversa anche di come si intenda procedere nei confronti della sanità. Quindi questo è un fatto noto oggi, non mi era noto, non è stato tirato fuori in commissione, abbiamo una lettura diversa, quindi registro questo importante punto di vista differente tra l'interno dell'opposizione. Poi il passo indietro invece dobbiamo farlo sul piglio che il Consiglio regionale ha avuto, questo nuovo Consiglio regionale ha avuto, dal momento in cui ha deciso di
avocare all'interno del dibattito delle commissioni prima e quinta, bilancio e sanità, qualcosa di importante, cioè ragionare su quello che è successo in questi ultimi due anni e non lasciare la Giunta da sola a legiferare sul piano di disavanzo o sul piano di razionalizzazione, ma entrare nel dibattito, sviscerare il lavoro dei direttori generali, ascoltare i direttori di dipartimento, capire cosa si deve fare e come si deve lavorare affinché in un combinato disposto i servizi siano standardizzati e migliorati. E su questo io credo che dovremmo lavorare, perché ai cittadini dei numeri interessa molto poco. Ai cittadini interessa non pagare più tasse e avere dei servizi migliori. Io credo che nei prossimi mesi noi dovremmo contestualmente, e questo abbiamo fatto con il lavoro delle commissioni, perché questo non ci si può rimproverare, quando abbiamo convocato il direttore di dipartimento, tutti i direttori generali, abbiamo parlato per diverse ore e abbiamo snocciolato anche tutte quelle che sono, come dire, le manovre che i direttori hanno messo in campo in maniera previsionale. Abbiamo ascoltato i direttori che hanno, come dire, giurato quasi con il proprio sangue di portare a termine il piano di razionalizzazione, e altri che ovviamente hanno una condizione più difficile in termini economici, che magari non si sono spinti fino a quel punto. Però adesso il quadro è molto chiaro, le commissioni hanno ragionato e conoscono molto meglio la situazione rispetto a quello che era qualche mese fa. Hanno riportato all'interno del Consiglio un dibattito importante che altrimenti senza quell'emendamento di maggio non sarebbe accaduto, e quindi credo che questo sia un punto di pregio e un punto di soprattutto di confronto alto tra tutti i partiti. Io devo anche dire che l'opposizione all'interno delle commissioni si è comportata bene, cioè c'è stato un dibattito chiaro, lineare, senza punti negativi, o comunque ognuno dal suo punto di vista, ma senza picchi di politica negativa, ma con un confronto serio e pacato. Dopodiché adesso il secondo passaggio è quello di controllare l'operato di direttori generali, controllare che i piani di razionalizzazione arrivino a compimento, contestualmente lavorare affinché non solo gli standard rimangano inalterati, come hanno affermato il direttore di dipartimento, i direttori generali all'interno dei piani, e noi l'abbiamo ribadito nelle osservazioni, ma lavorare affinché nei prossimi anni il livello della sanità abruzzese migliori sempre di più, perché nei primi cinque anni abbiamo settato la rete ospedaliera, che abbiamo trovato in una condizione disastrosa, per cui la regione che abbiamo ereditato non aveva una rete territoriale, una rete ospedaliera. Noi l'abbiamo approvata, e ovviamente questo comporta dei costi, perché avere una rete diffusa su tutto il territorio significa che ci sono dei costi maggiori, ma ovviamente non c'è un angolo di questa regione che non abbia sentore della presenza della sanità. Dopodiché c'è da fare un lavoro molto più importante, e qui il suggerimento va anche alla Giunta: i servizi vanno migliorati, le liste d'attesa vanno abbattute. Oggi bisogna lavorare sul controllo dei costi. Ma voi questa legge e la legge si interseca, arriva appunto al punto, si interseca su questo percorso. Quando noi abbiamo scoperto, comunque capito, che c'era da fare un percorso virtuoso, abbiamo pensato che suggerire come partito di maggioranza, come Lega, di operare una task force, che cos'è? Un luogo tra virgolette fisico e anche un pensatoio di persone capaci che lavorano dentro la regione, che si mettono a supportare coloro che sono già pagati per fare questo, e lavorare affinché ci fosse un controllo sui numeri, sui piani, sui servizi, un lavoro di equip che in momenti di difficoltà deve servire a controllare che l'iter vada nella direzione giusta. Quindi è un'idea, è una proposta di legge, non a costi ovviamente, necessita di un supporto maggiore e anche di un impegno maggiore di alcune figure importanti dirigenziali all'interno della regione. È un'idea che non nasce e finisce in quel modo, nasce, noi ci auguriamo che su questo si apra un dibattito all'interno delle commissioni e che magari questa proposta di legge di una task force possa essere anche migliorata dal supporto sia allora, della maggioranza che della Cavallari dovrebbe essere più contento di tutti, perché la sua ASL, quella di Teramo, insomma, rispetto ai conti, non rispetto ai conti positivi, rispetto ai conti meno negativi, è quella che
non dico più virtuosa, ma quella che ha meno debiti, mettiamola così. In realtà voi avete sempre contestato questa gestione da parte del manager, comunque del centrodestra, su alcune scelte riguardanti Teramo. Ecco, ma perché Teramo è andata meno peggio delle altre aste? Teramo, il direttore, è andata meno peggio negli anni 2015-2019 per motivazioni che si è pensato più al bilancio, forse più alle riconferme da parte dei direttori generali e non forse al benessere dei cittadini abruzzesi o teramani. In un'ottica dove gli altri facevano 100.000 euro di disavanzo, Teramo chiudeva il bilancio in positivo e quindi è stato quella ASL che in qualche modo è intervenuta per razionalizzare la spesa abruzzese. Quest'anno il direttore generale ci ha praticamente prospettato una situazione un pochettino diversa, con un disavanzo importante dovuto, con delle motivazioni anche che non sono direttamente collegate all'attività proprio sanitaria, ma che in qualche modo rappresentano un campanello d'allarme. Io quello che volevo un attimino riprendere il discorso proprio del consigliere D'Incecco, che è proprio la motivazione per la quale, grazie all'emendamento che votammo tutti affinché le commissioni potessero poi entrare con un parere vincolante a leggere i piani di rientro delle ASL, giustamente, così come diceva D'Incecco, noi siamo nella condizione di aver capito la gravità del problema e quanto è grave questo problema. C'è un aspetto fondamentale che non deve sfuggire al cittadino abruzzese: c'è una ASL rappresentata da numeri, da dirigenti, da fiorfiore di personaggi a livello regionale che in qualche modo rappresentano la sanità abruzzese, e c'è un'ASL percepita dal cittadino. L'ASL percepita dal cittadino è totalmente diversa da quella che stiamo raccontando. Io oggi ho avuto, così come diceva il consigliere Paolucci, dei messaggi: una signora che ha un problema, un problema importante da curare, deve fare ogni 6 mesi per un problema oncologico delle visite e gli è stato dato l'appuntamento nel 2026, c'è un problema di percezione di una sanità che è diversa rispetto a quella che il cittadino comune riesce a percepire. Noi siamo nella condizione di aver capito che il disavanzo è un disavanzo strutturale, noi siamo a quasi 2 mesi, 3 mesi dalla fine dell'anno e c'è già un disavanzo di 200 milioni di euro che continuerà a crescere, con un piano di rientro a livello regionale di quasi 68 milioni di euro, ma è un piano di rientro atteso, non è un piano di rientro certo. E immagini che il Dipartimento della Sanità regionale ha osservato ogni piano di rientro, mettendo sempre in evidenza che cosa? L'impossibilità di poter monitorare le fasi di rientro, perché mancano gli elementi essenziali, mancano le milestone, mancano tutta un'attività che doveva essere fatta e pensata precedentemente agli stessi piani di rientro. Come si fa a monitorare una fase di rientro se non ho un elemento che mi consenta di misurarlo? È una cosa che mi sembra abbastanza simpatica, ma bruttissima sotto il profilo dei cittadini abruzzesi, perché quello che noi ci aspettiamo probabilmente potrebbe non essere il risultato finale. Infine c'è un aspetto che secondo me è ancora più importante, che la salute non può essere un problema di soldi di 3 milioni, 2 milioni, 2 miliardi, scusate, di 3 miliardi o di 2 miliardi e 780 mila euro, ma è un problema della necessità di far curare gli abruzzesi in tutti i modi e nel miglior modo possibile. Oggi nei piani di rientro che abbiamo visto, che abbiamo letto tutti quanti insieme, abbiamo trovato che ognuno, in un modo abbastanza importante, ha trovato il sistema per spendere di meno sui farmaci, di spendere di meno, di razionalizzare alcune attività all'interno delle ASL. Poteva essere fatto prima, se era una cosa fattibile, se era una cosa per la quale si poteva pensare di spendere di meno. Oggi lo stiamo facendo oggi, speriamo che qualche risultato possa arrivare, ma il dato che noi dobbiamo evidenziare è che ad oggi ci sono 200 milioni di euro di debiti che in qualche modo ci portano direttamente verso quello che lei ha detto all'inizio, proprio il commissariamento, perché questo è il problema, è reale e non è un problema che possiamo nascondere dietro a 4 piani di rientro che in qualche modo vanno ad edulcorare un disavanzo così importante.
Bene, grazie Cavallari. Questo è stato il tema un po' che ha caratterizzato il Consiglio regionale la scorsa settimana. Questa settimana è stata caratterizzata, o meglio, non lo è stata, perché poi sono stati tutti argomenti rinviati, ma questo ha anche un significato politico, questo rinvio probabilmente, dal tema del conflitto tra situazioni legate alla salvaguardia dell'ambiente, del patrimonio, della fauna selvatica in particolare, e altre esigenze legittime di altri portatori di interesse. Temi su cui in Commissione ci sono state alcune sedute, ma che non hanno finora portato ad una determinazione alla votazione di alcun documento. Mi riferisco alla questione dei cervi, ma mi riferisco anche alla questione della riserva del Borsacchio, su cui c'è stato un ulteriore rinvio, nonostante insomma, ci siano state più richieste di riaffrontare l'argomento, che poi è comunque necessario, come ha detto lo stesso Presidente Marsilio, alla luce delle indicazioni che arrivavano dal Governo centrale pronto ad impugnare il provvedimento già votato dal Consiglio. Allora, siccome voi insomma, siete stati protagonisti di queste vicende nelle aule del Consiglio e nelle commissioni, in particolare questa settimana, vi chiedo anche un parere su questi temi, a partire dal discorso dei cervi, D'Addazio. Allora, iniziamo dicendo che l'Abruzzo non è l'unica regione che farà questa selezione, perché prendo i dati che ho, che il nostro assessore imprudente ha voluto girare alla maggioranza. Ci sono 499 capi cervi da abbattere in Emilia-Romagna, 2212 in Friuli Venezia Giulia, 34 nel Lazio, 3026 nel Piemonte, 1167 in Toscana, e quindi il problema diciamo che è generale. Poi sottolineiamo un aspetto: qui non è una mattanza, cioè quella che si vuole fare nei confronti del cervo, ma è una selezione, perché c'è un numero importante di esemplari. Parliamo di 469 cervi da abbattere. Sinceramente non è che noi siamo felici di farlo, è ovviamente una necessità, ed è ovvio che c'è una diciamo, sensibilità da parte del popolo abruzzese, come può essere del popolo italiano in generale. Strano è che in Abruzzo però venga sottolineato molto di più. Però il ragionamento deve essere fatto anche alla luce dei danni che ci sono in agricoltura e dei danni che ci sono attraverso gli incidenti stradali. Purtroppo forse nella regione Abruzzo non abbiamo tutti la stessa sensibilità, perché è un tema principalmente che si fa sentire nella provincia dell'Aquila. Poi è ovvio che ci sono delle sensibilità diverse tra abbattere un cinghiale o abbattere un cervo, perché magari il cervo dà un diciamo, nell'opinione generale e nella nostra infanzia l'abbiamo visto come Bambi, no? Viene definito come Bambi, il cerbiatto da abbattere, altro. È ovvio che noi non abbiamo la voglia, ma abbiamo la necessità di farlo in base anche all'opinione data dall'ISPRA, e ci troviamo nella condizione di doverlo fare. Se ci fossero soluzioni alternative valide, ma veramente valide, che possono essere non solo valide ma realizzabili, noi siamo aperti al ragionamento. Non è che abbiamo la necessità di dover confezionare dei prodotti attraverso l'abbattimento dei cervi, come magari si fa in Trentino Alto Adige, quando le persone vanno in vacanza e magari riportano i prodotti tipici e riportano magari il salame di cervo. È brutto dire una cosa del genere, magari la sensibilità di persone molto legate a questo aspetto la tocco profondamente, ma è un aspetto che non è, ripeto, volontà del consigliere regionale o della maggioranza che governa la nostra regione, ma attualmente è una necessità. Ripeto, se ci fossero soluzioni alternative, dal mio punto di vista c'è la massima apertura, ma ci devono essere delle soluzioni vere, che possono essere, che devono avere gambe ovviamente per camminare, e che siano ovviamente realizzabili. Oh, Paolucci,
Nel merito poi uno può essere favorevole o contrario a questa o quell'altra strategia di contenimento della popolazione della fauna selvatica, e di questo avete parlato in commissione anche su vostra iniziativa, però Paolucci probabilmente ne avete parlato sin troppo, perché i tempi dell'analisi apertissima a tutti i portatori di interesse nelle commissioni non si sovrappongono a quelli dell'intervento concreto, quindi all'inizio della caccia selettiva al cervo. C'è il rischio quindi che arrivi una deliberazione da parte delle commissioni successiva al fatto compiuto. Ecco. Poi il telespettatore, voglio dire il cittadino, non capisce, magari una sentenza di assoluzione della pena capitale per questi animali postuma. Sì, però diciamocelo chiaramente, se volesse la giunta regionale stanotte potrebbe fare una giunta regionale e revocare quel calendario, l'apertura il 14 di ottobre. Alla fine noi chiediamo questo con la risoluzione. E il fatto che si voti prima del 14, giorno 15 quella risoluzione, o giorno 16 o 18 di ottobre, cambia poco. Potrebbero, volendo, revocare quella delibera stanotte stessa. La verità è che non è quella l'intenzione, ma l'errore vero è che da questa maggioranza troppe vicende prioritarie vengono trattate in modo ideologico, senza peraltro arrivare neanche al bersaglio che sono, diciamo, gli obiettivi che avrebbero in punta di proposta. Mi spiego subito, voglio fare una serie di esempi, ma non solo questo. La verità è che anche quell'abbattimento non risolverebbe il tema del sovradimensionamento, della sovrappopolazione dei cervi per quanto riguarda gli impatti alla popolazione tra incidenti stradali e agricoltura. Quindi è falso che consentire 5 cenni in abbattimento risolve il problema. La verità è che dovrebbero mettere da anni, e non è mai troppo tardi per poterlo fare, altri strumenti di prevenzione, di risarcimento, perché i soldi quando vogliono li trovano. Facciamo alcuni esempi ideologici che io ho contestato 2 anni fa e oggi i risultati mi danno nuovamente ragione, come sulla sanità. 2 anni fa contestai che 10 milioni di euro della Regione d'Italia non avrebbe incrementato nulla per il turismo abruzzese, tanto è stato. È stato uno dei peggiori anni per la storia del turismo regionale, perché il turismo ha bisogno di servizi da un lato e quindi di programmazione di interventi, e dall'altro di una politica dei redditi che questo governo nazionale non sta facendo. La gente è affamata perché gli stipendi non sono adeguati all'aumento dell'inflazione e dei prezzi. Allora non è che si fa il turismo perché paghi 10 milioni di euro per stare 3 giorni su Sky. Lo dicevo 2 anni fa e questi sono i risultati. Sui cervi non avranno nessun tipo di obiettivo preso, raccolto, bersagliato, ottenuto con questa manovra, con questa decisione. Debbono revocarla perché non è la decisione giusta neanche per i loro obiettivi, che noi non condividiamo. E la stessa cosa sul borsacchio. Loro, diciamo, l'hanno fatto, devo dire la verità, la notte di quella votazione purtroppo io non c'ero perché avevo avuto un intervento alla retina, ma detto questo, la modalità di intervento di dire votiamo 700-800 emendamenti a numero senza che nemmeno in 3 minuti possano i colleghi leggere, ha prodotto un obbrobrio che lo stesso governo nazionale dello stesso colore ha chiesto revocatelo. Stiamo aspettando da 6 mesi, quando a volte vengono in aula dicendo Marsilio, il presidente, per la leale collaborazione con il governo nazionale si è assunto un impegno nella modifica o nella revoca della norma, se interessa loro si fa, se qui non riesce a trovare ancora gli equilibri interni la maggioranza non si fa. Quindi bisogna portarle anche ad adempiere alla leale collaborazione. Chiudo dicendo, guardate che le priorità, le emergenze di questa regione sono drammatiche, drammatiche e drammatiche. Il lavoro, la questione di Stellantis, l'automotive, un'acqua, diciamo una regione che nonostante la crisi climatica produce acqua ma non ne serve ai propri cittadini, non c'è stato un investimento, perché hanno preso solo 13 milioni sul PNRR, i consorzi di bonifica per il settore primario, zero. L'aumento dei trasporti, ma li sentite le persone che hanno per esempio 2 studenti a casa a cui si è visto, diciamo, più che aumentare del 20% il prezzo del biglietto e con 2 figli pagano 500-600 euro solo di abbonamento? Ma ci parlate con le persone, queste sono le priorità, trasporti, sanità, acqua, automotive, infrastrutture, anche ovviamente la salvaguardia dell'ambiente. Su tutti questi temi è un fallimento su tutta la linea.
Allora, siccome sul borsacchio Di Matteo sicuramente avrà molto da dire, credo anche Cavallari, sono i temi che riguardano un po' più da vicino il loro territorio, volevo passare direttamente a Dincecco per questa questione dei cervi, che ovviamente l'assessore di riferimento, l'autore di questo provvedimento poi deciso dalla Giunta è imprudente del suo partito. Appunto, le chiedo, c'è un discorso ideologico come viene visto dalle minoranze, anche dalle associazioni che contestano queste misure, ritenute peraltro inefficaci poi nel risolvere il problema? Ma io credo che il discorso ideologico provenga da chi in questi giorni, ovviamente dal punto di vista dell'opposizione politica, stia montando un caos, che poi non è lo stesso caos che si monta in altre regioni. Ha fatto bene il collega D'Addazio a ricordare dove si opera in queste modalità. Ovviamente quello che è stato approvato, quindi all'interno del piano, diciamo, del calendario venatorio, è un qualcosa che era previsto all'interno del piano faunistico venatorio, quindi non è una cosa che questa maggioranza o l'assessore imprudente o la Lega, perché è una scelta ovviamente collegiale di giunta, si è inventata quest'estate ad agosto. Quindi il piano faunistico venatorio prevedeva questa possibilità. Ovviamente quando si dice che la regione Abruzzo è una regione vicina ai cacciatori, questo è un argomento ideologico, perché non è così, perché tutto ciò che accade in Abruzzo dal punto di vista venatorio è sottoposto al parere dell'ISPRA, che è il più alto istituto che su tutto ciò pontifica in tutte le modalità, sia quando si va sul piano delle ristrettezze nei confronti dei cacciatori, sia quando si dice che in una fase come questa, in cui in questa regione, all'interno di questa regione, c'è una sproporzione, c'è anche un problema di gestione e di controllo di specie all'interno della struttura regionale, ci siano delle soluzioni. Le soluzioni è quello dell'abbattimento, come avviene in tutte le altre regioni d'Italia. Non è una mattanza, non siamo cattivi, non vogliamo andare a favore di qualcuno, perché chi può fare tutto ciò deve anche sottoporsi ad una procedura molto complicata e molto complessa. Si è voluto dipingere l'Abruzzo in una forma ideologizzata di una regione in cui le persone sono criminali che vanno in giro con le doppiette a sparare i cervi. Non è così, ovviamente. C'è un ragionamento scientifico, quindi il ragionamento è che quando una popolazione di una specie di animali supera di gran lunga quella che è l'equilibrio che è necessario nel rapporto con le altre popolazioni animali, bisogna attuare delle politiche che servano a mantenere l'equilibrio tra le specie, e questo è quello che abbiamo messo in atto. Quindi chi ci accusa di essere ideologizzati invece fa della polemica politica ideologica l'oggetto e la clava per attaccare il centrodestra e questo governo regionale. In questa regione, in alcuni territori di questa regione, peraltro molto circoscritti, c'è una presenza incredibile per le strade, sui campi, ci sono branchi di cervi come se fossero branchi di qualsiasi altro tipo di animale che noi vediamo in continuazione. A volte anche, come dire, si ha paura di camminare su alcune strade del territorio abruzzese per la enorme presenza di cervi che in questi anni sono cresciuti e sono diventati anche un simbolo, ovviamente. Quindi nei parchi tutto ciò non potrà accadere. C'è, ripeto, una condotta che va messa in atto per salvaguardare e per mantenere un equilibrio tra specie all'interno della regione Abruzzo. Dopodiché io mi meraviglio se si alzano gli scudi per un tipo di animale e invece per altri tipi di animale si usa il silenzio. Qui non si tratta di mattanza, si tratta di mantenere un equilibrio tra specie, e noi lo stiamo facendo con sapienza, come hanno fatto tutte le altre regioni italiane, visto che il cervo è una specie cacciabile da legge regionale italiana. Grazie Dincecco. Poi però succede, intanto che è stata rinviata questa cosa taglieri, e che poi magari arrivi una decisione del TAR a cui hanno fatto ricorso le associazioni ambientaliste, che naturalmente voi sostenete nella loro battaglia, che possa in qualche modo ancora una volta sostituirsi alle decisioni del legislatore regionale. Allora provocatoriamente vi dico che c'è una situazione anche un po' di impotenza da questo punto di vista, perché manca la tempestività, no? Che è un po' il filo comune della domanda che vi stavo facendo prima. Ma vedi direttore, manca una visione e anche qui manca una programmazione.
Io sono responsabile di ciò che dico, non di ciò che gli altri capiscono. Io prima ho detto che abbiamo buttato, e lo dico anche con un tono un po' diverso, hanno buttato 3 miliardi nel cesso per non dare servizi. Non ho detto che 3 miliardi sono una cifra talmente importante, perché in sanità i soldi non bastano mai. E così come non leggo sui giornali, o quantomeno i giornali che compro io, che ogni giorno in Abruzzo c'è qualcuno aggredito da un cervo. E non mi risulta nemmeno, dai dati che abbiamo a disposizione, che ci siano incidenti o incidenti mortali dove abruzzesi abbiano perso la vita in seguito praticamente ad un cervo. Questi sono dati che non sono miei. Se torniamo alle istanze che sollevano gli agricoltori, quant'è la spesa reale dei danni che sono stati fatti da questi cervi cattivi? Neanche 1 milione di euro. Io credo che, visto che questa maggioranza già governa da circa 6 anni Regione Abruzzo, in una visione, in una programmazione, si poteva creare dei sentieri dedicati. La provincia dell'Aquila, che è quella maggiormente interessata, fa il 54% del territorio abruzzese, c'è spazio per tutti. Si potevano creare dei sentieri dedicati, si potevano utilizzare un po' di risorse, e quindi, visto che i cervi non è che si divertono a scendere in mezzo alle persone o a farsi selfie con le persone, ma bensì scendono praticamente nei centri abitati perché devono nutrirsi, quindi magari si potevano fare dei bacini dove si favoriva l'alimentazione di questi esemplari. E invece no, è stato più bello lo sparatutto: più spari più vinci, e se spari vieni da fuori regione, il premio si raddoppia. Questa è la politica di una regione che, da Regione Verde d'Europa, si vede addossare una maglia nera sull'ambiente che riguarda quello che è la riduzione o il perimetro del Parco Sirente Velino, l'azzeramento della riserva naturale del Borsacchio. I danni all'agricoltura, quelli veri, li hanno fatti loro, sia a livello regionale che a livello nazionale, perché i danni da peronospora vedono un rimborso in Regione Abruzzo che si attesta a forse 6 milioni di euro nella migliore delle ipotesi, contro una richiesta pari a 150 milioni. Eppure io ricordo che proprio in questo studio, in più occasioni, ho sentito rappresentanti del governo che prima non erano in maggioranza a livello nazionale ricordare: ma siete voi al governo? Ecco, oggi uso io questa frase: ma siete voi al governo? Siete voi a un governo nazionale da 2 anni, di cui lo stesso Giorgetti stamattina, anzi ieri, ricordava che la prossima manovra sarà una manovra di lacrime e sangue, e lo diceva Giorgetti della Lega, mentre Forza Italia e Fratelli d'Italia prendevano le distanze ricordando che fin quando ci saranno loro al governo questo non accadrà mai. Segno praticamente di una politica fallimentare, la stessa praticamente che si apprezza sul nostro territorio. Quindi parliamoci chiaro e cerchiamo di essere chiari: è finito e sono finiti i temi di propaganda, i nuovi ospedali, i migliori servizi, resta a casa che ti curo io, qui puoi fare tutto quello che vuoi, è gratis. Non è così, non è così, perché certifichiamo e continuiamo a certificare che, e diciamocelo in maniera chiara, l'11ª legislatura, dai numeri che apprezziamo oggi, è stata fallimentare, e la 12ª parte col piede sbagliato. Questa è la verità, questo è quello che dobbiamo dire a chi ci segue da casa, ma questo è quello che ci dicono i cittadini che tutti i giorni ci incontrano e ci raccontano la vera regione, quella che vivono loro. Allora, chiudiamo sulla vicenda Borsacchio questa trasmissione con Di Matteo Cavallari, perché insomma la vicenda Borsacchio la conosciamo, ne abbiamo parlato anche in campagna elettorale, vorrei che insomma non si ripetessero i temi che hanno caratterizzato la campagna elettorale. Poi ci sono stati gli sviluppi legati a una necessità comunque imposta dal principio di leale collaborazione, come si dice, a rivedere la normativa che è stata emendata proprio con un intervento legislativo promosso da Di Matteo in Consiglio regionale. Ecco, allora vi chiedo che cosa dovrà succedere, che cosa verosimilmente succederà nelle prossime settimane per chiudere in un modo o nell'altro questo conflitto riguardante quest'area protetta. A Di Matteo chiedo se sono cambiate le condizioni rispetto a quel blitz di qualche mese fa. Ora c'è anche un piano di assetto naturalistico da parte del Comune, o meglio, insomma, c'è qualche cosa che è accaduto nel frattempo, si può ridiscutere per arrivare a che tipo di punto di caduta, a che tipo di mediazione secondo lei?
Allora, innanzitutto alcune precisazioni. La vicenda del Borsacchio, il punto all'ordine del giorno del Borsacchio non è stato rinviato per un attendismo politico, ma semplicemente perché nello spazio che aveva la Commissione giovedì a cascata l'abbiamo utilizzato per una vicenda più urgente, quella che riguarderà i sondaggi che inizieranno il 14 ottobre sul traforo del Gran Sasso e che impatterà inevitabilmente un po' sulla circolazione. E non faccio a caso questo esempio, perché vede, la nostra è una regione strana, o meglio, la politica regionale è strana, perché spesso accade che tutti quelli che hanno strillato per anni dicendo che il sistema acquifero del Gran Sasso era in pericolo, che andava messo in sicurezza, che andava salvaguardato, che andavano evitate le contaminazioni rispetto al laboratorio di fisica nucleare e allo stesso traforo, oggi che cominciamo a fare questo percorso, subito alzano gli scudi paventando i disagi per gli automobilisti. Allora io penso che la politica si può fare in tanti modi, si può scegliere di farla in modo urlato, strillato, non dico demagogico, e si può parlando alla pancia degli elettori, si può cercare invece di alzare l'asticella parlando alla testa, non dico al cuore, ma alla testa sì, degli stessi. Io personalmente e il partito che rappresento abbiamo scelto questa strada, per cui ci assumiamo le responsabilità delle scelte, non ci sottraiamo le nostre responsabilità, e questo abbiamo fatto rispetto anche alla riserva del Borsacchio. Sugli altri temi hanno parlato i colleghi, quindi avrei avuto anch'io magari qualcosa da aggiungere, ma come dire, mi rifaccio alle loro considerazioni. La vicenda del Borsacchio e quell'emendamento non è stato un blitz notturno, perché allora se parliamo di blitz notturno dovremmo dire con altrettanto onestà, dovrebbero dire con altrettanto onestà che quella riserva è nata con un blitz notturno analogo. Quei soggetti che lamentano di non essere stati coinvolti oggi non furono coinvolti all'epoca. Mi permetto di ricordare che l'area su cui insiste la riserva è interamente di proprietà di privati, non c'è un metro di proprietà pubblica. Quei proprietari non furono mai sentiti, a quei proprietari non fu mai spiegato l'innegabile vantaggio che avrebbero ricavato dal trovarsi nottetempo inseriti all'interno di una riserva. Queste sono considerazioni che gli stessi ambientalisti concedono e concordano. Dopodiché, da quel blitz famigerato, da quell'attentato ambientale, che cosa è scaturito e derivato? Sono passati 10 mesi. In 10 mesi non è stata presentata al Comune di Roseto una sola richiesta edilizia che investe quell'area. Perché? Perché quell'area rimane un'area agricola, su cui la Giunta correttamente ha riapposto anche il vincolo paesaggistico. Quest'estate mi sono informato, tutte le attività ambientaliste che venivano svolte in precedenza sono state confermate. Perché? Perché si concentravano in quella porzione di riserva che tale è rimasta. Ora, detto questo, io non dico che quella scelta deve rimanere tale ed è, come dire, una pronuncia della Cassazione. Ogni scelta politica può essere rivista e rivisitata. Quella lì nacque per dare una risposta a un grido di dolore inascoltato per tanti anni dei residenti, degli agricoltori, che ripeto si erano visti espropriati di una serie di diritti legittimi anche a causa dei ritardi di chi poi si è alzato strillando, ma per oltre 15 anni non è stato capace di varare. Ma questi ritardi sono stati colmati realmente? C'è la possibilità adesso, allora, di arrivare? La riserva nasce nel 2005, sapere cosa succederà nel 2005, che il PAN arriva in Abruzzo nel 2022 e nel 2023, quindi voglio dire, penso che i telespettatori possano capire da soli quanti e quali ritardi siano stati accumulati e anche quante risorse pubbliche sono state spese in modo forse anche poco trasparente, senza rendicontazioni. Quindi io dico che è bene che ci siano le riserve regionali, ma è bene anche che le risorse dei contribuenti, proprio perché sono frutto anche delle nostre tasse, siano spese con oculatezza in sanità, ma anche nell'ambiente, nell'agricoltura e in tutti i settori della vita amministrativa della nostra regione. Perché noi dobbiamo fare i certosini quando si parla di sanità, spaccare l'euro, vedere anche il centesimo, però poi negli altri settori, semplicemente perché si spende meno, lo si fa senza alcun vincolo di rendicontazione. Quindi ripeto, la posizione di Forza Italia è questa, noi siamo aperti al dibattito, ben venga che dall'esame congiunto sceglieremo martedì, io ho riconvocato la commissione, quindi questo direttore per dire non che la non, si può tacciare non c'è, di, nessun di intento elusivo, ecco. Non c'è nessun intento elusivo, martedì 2 progetti di legge verranno illustrati, ce n'è uno della Giunta e ce n'è uno delle opposizioni,
Dopodiché compito della Presidenza, quindi mia, sarà quello di scegliere un testo base su cui lavorare e daremo finalmente vita a tutte le audizioni di quei soggetti che potranno quindi dire la loro ufficialmente presso la Commissione e si avvierà un nuovo percorso di riperimetrazione dell'area. Dopodiché, al termine di questo percorso, io che non sono normalmente innamorato dei numeri, si figuri se faccio le barricate, se la riserva deve essere di 20, 30, 200 o 1000 ettari. L'importante però deve avere una finalità di natura ambientale, perché forse i colleghi di altre province non lo sanno, non lo sapranno, non sono andati a verificarlo a differenza mia, in quella riserva, in quel posto ameno che tutti hanno descritto e decantato, c'erano distributori di carburanti, vi erano aree fortemente antropizzate. Quindi io quello che dico, ridiamo a una riserva naturale le caratteristiche che una riserva naturale deve avere. La restante porzione di territorio rimane agricola, con vincoli paesaggistici molto molto pesanti e non valicabili. Quindi se il tema è allarghiamo la riserva per evitare speculazioni edilizie, è un tema fuorviante. Se il tema è riportiamo la riserva con le sue peculiarità ambientali, allora lì tutti quanti, me compreso e Forza Italia compreso, saremo prontissimi a dare il nostro contributo. Cavallari, siamo incamminati sulla strada giusta per contemperare queste esigenze diverse. Premesso che non c'ero la famosa notte dell'emendamento, quindi posso semplicemente eccepire che il primo giorno, all'indomani proprio della nostra elezione, il consigliere Pepe ha presentato una proposta di legge per far tornare tutto così come era prima, affinché si potesse iniziare un ragionamento condiviso, democratico, che vedesse come attori principali le figure istituzionali del territorio. Cioè, le figure istituzionali del territorio non sono state minimamente coinvolte, non sono state chiamate a partecipare, non sono state chiamate a fare un'attività di ragionamento collegiale affinché si potesse vedere cosa, quanto doveva essere ridotta, se doveva essere ridotta, come e perché non ha questa riserva. In qualche modo ha rappresentato forse un sogno lanciato nell'emisfero, ma che poi non si è tradotto in un risultato particolarmente positivo secondo la maggioranza, diversamente da come pensiamo noi. C'è un ragionamento che va fatto e deve essere fatto, che deve essere fatto tutti quanti insieme. Non può essere, diciamo, un emendamento a stravolgere la storia di un parco naturalistico, che poi ci possano essere anche dei distributori. Si va ad inserire all'interno di una statale, per cui non è neanche immaginabile che non potesse essere antropizzato, che non ci potessero essere dei distributori di carburante e quant'altro. Certo, è un'anomalia, la condivido, e come condivido il fatto che il presidente Di Matteo è una persona che ha chiaro quello che sta accadendo, ma dobbiamo ragionare cercando la democrazia. La politica deve far sì che tutti quanti insieme si possa arrivare ad una conclusione che possa essere il risultato migliore. Non si possono produrre delle modifiche così importanti senza aver sentito il sindaco di Roseto, senza aver sentito il presidente della provincia, senza aver sentito prima le associazioni naturalistiche e le associazioni che ci sono sul territorio. Quello che facciamo oggi è quello che avremmo dovuto fare prima se non avessimo fatto questo errore veramente. Non fu fatto nemmeno nel 2005. Non fu fatto, però, presidente, lo sai che cosa penso io? Che noi, l'intelligenza nostra e la capacità che dobbiamo dimostrare ai cittadini che ci hanno chiamati ad assolvere un impegno così importante, non è quello di richiamare gli errori del passato e dire siccome non è stato fatto prima, forse potevamo non farlo adesso. Cioè, chi ha sbagliato prima ha sbagliato e forse oggi non sta più seduto all'interno del Consiglio regionale. Noi oggi rappresentiamo una nuova classe politica, siamo stati eletti pochi mesi fa e dobbiamo rappresentare una diversità rispetto a quelli che in qualche modo si sono resi protagonisti di un percorso che non abbiamo condiviso e che in qualche modo mi vede anche a me convinto che qualche errore è stato commesso. Però adesso il Comune di Roseto si è mosso, ha iniziato questa attività importante, non possiamo fare a meno di non richiamare, di tornare a quello che è stato il percorso precedente per poi iniziare a ragionare su come lavorare tutti quanti insieme, così come abbiamo fatto per tanti argomenti. Io non posso negare che il presidente Di Matteo già quanto è stato avantieri, giovedì
aveva convocato mettendo all'ordine del giorno l'argomento e che sarà richiamato martedì prossimo e saremo lì proprio a lavorare tutti quanti insieme cercando però di trovare la disponibilità che non abbiamo trovato con i Cervi, che non troviamo in tante altre situazioni. Perché? Perché c'è una posizione che qualche volta è già precostituita e che di fatto rappresenta semplicemente un voler, un dover, perché è così è. Rappresentare alla minoranza ciò che si è deciso rispetto alla non volontà di voler cambiare sulla sanità, sui trasporti e su tutto quello che prima Paolucci ha ricordato che sono i problemi più importanti della nostra regione. Grazie Cavallari, grazie D'Incecco, Taglieri, Di Matteo, Paolucci e D'Addazio, grazie ai nostri telespettatori. Grazie. Infatti le opinioni torna venerdì prossimo alla stessa ora. Arrivederci.